Buongiorno, pace e bene a tutti. Siamo al 31 maggio, alla fine di questo mese particolare, tutto dedicato alla nostra mamma celeste, la Vergine Maria. E oggi ricordiamo l'episodio della Visitazione. Ascoltiamo. Dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele, Maria si mise in viaggio per far visita alla cugina Elisabetta, aggregandosi probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recavano a Gerusalemme, raggiunse la famiglia di Zaccaria. Maria riconoscerà la grandezza e la bontà di Dio che si rivolse ad un'umile serva, alla presenza della cugina davanti alla quale declamerà l'inno del Magnificat. Elisabetta, al sussulto del figlio nel suo grembo, percepì in Maria la presenza del Verbo incarnato e riconobbe in lei la dignità di Madre di Dio. Maria rimase presso la cugina Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista. Di origine francescana, la festa della Visitazione veniva celebrata il 2 luglio, al termine della visita di Maria, e non dopo il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, perché si voleva evitare che cadesse nel periodo quaresimale. La festa, poi, venne estesa da Papa Urbano VI a tutta la Chiesa latina per favorire, con l'intercessione di Maria, la pace e l'unità dei cristiani divisi dal grande scisma di Occidente. L'attuale calendario liturgico fissa la memoria l'ultimo giorno di maggio, quale coronamento del mese che la devozione popolare consacra al culto della Vergine. San Francesco di Sales affermava che si può amare Dio attraverso gli uomini che vediamo e questo atto si compie attraverso la Visitazione. Come è bella questa scena, due madri che hanno nel loro grembo una vita che sta nascendo, che si incontrano e proprio tra questi due grembi inizia già una comunione, lo spirito che li sta facendo dialogare quando non ancora hanno visto la luce della vita su questo mondo. C'è una bellezza tutta speciale che riconduce al ventre delle donne, quel luogo, io oso dire, magico, quel luogo benedetto, quel luogo santo da dove nasce una nuova vita. È un qualcosa di talmente bello che veramente meriterebbe una contemplazione infinita, ma che spesso noi diamo per scontato. Allora pensiamo oggi a questa giovanissima madre che si mette subito in cammino verso la casa di questa sua parente e non appena si vedono è proprio la vita che sta germogliando in loro che gli fa provare la gioia più grande, la gioia più bella, una grande esultanza. È una gioia che si trova nella comunione. Queste due mamme a un certo punto sono più felici di essere mamme proprio perché si sentono in comunione nella maternità. Allora cerchiamo anche noi questa esperienza nella nostra vita, perché le cose vissute in solitudine hanno meno sapore. C'è una persona sicuramente che aspetta di condividere con noi qualche bellezza e noi meritiamo di condividere qualcosa che ci sta succedendo con qualche altra persona per gustarne molto di più il sapore, proprio anche come fece Maria. Allora ci guidino queste due sante, Maria ed Elisabetta, proprio ad avere l'incontro nella nostra vita che aggiunga sapore alle esperienze che abbiamo. E se non abbiamo la persona giusta con la quale condividere la nostra vita, la nostra esperienza, chiediamo proprio a Santa Maria e Santa Elisabetta di intercedere per noi. Santa Maria e Santa Elisabetta, pregate per noi.